Mister, c'è un po' di rammarico per questo pareggio, soprattutto per l'approccio e poi per il finale con un secondo tempo praticamente dominato, soprattutto nell'ultima parte. Sì, dispiace, la sensazione è quella di aver buttato via 3 punti. Siamo partiti molto bene trovando il gol subito praticamente dalla prima azione e poi paradossalmente il gol ci ha un po' messo un po' di agitazione e non abbiamo continuato a giocare come dovevamo, magari trovare delle trame dentro il campo, nella zona centrale, invece abbiamo iniziato a buttare palla e poi abbiamo preso un gol, diciamo, abbastanza ridicolo, nel senso che era una fase d'attacco nostra, su una ripartenza abbiamo preso un gol che si poteva sinceramente evitare, però purtroppo ultimamente spesso facciamo delle defezioni così e ci va male perché sugli errori spesso noi prendiamo gol. E il secondo tempo, come hai detto tu, abbiamo fatto molto bene, però poi ci è mancato, diciamo, la zampata, quella che ci poteva portare i 3 punti. Un buon punto, soprattutto per come è arrivato, per la reazione dopo il gol in avvio, poi con tanta sofferenza nel secondo tempo. Sì, purtroppo la posizione di classifica crea anche tanti patemi e tanti condizionamenti psicologici che limitano la prestazione. Oggi lamentavamo un'approssimativa preparazione di alcuni ragazzi che venivano da una settimana di infortuni, che non hanno potuto dare il massimo fino alla fine, e questo un po' ci ha condizionato. Peccato che pronti via prendi subito gol e questa condiziona poi tutta l'intera gara. Non voglio lamentarmi, però ancora una volta pregherei di soffermarvi questa sera un paio di volte a far rivedere quell'azione del calcio di rigore su Boito alla fine, che comunque avrebbe cambiato le sorti della gara. Il pareggio penso sia meritato, una squadra buona che veleggia nelle alte sfere della classifica, noi un pareggio che ci serve a muovere la classifica, a non rimanere impantanati in fondo. Certo, in casa dovremmo fare di più, però questo è un brutto momento e lo troviamo un punto positivo.